Buongiorno, c'è una notizia, qualche notizia buona arrivata dall'INPS. Allora, la signora con cui ho parlato, gentilissima, è stata lì un'ora in pratica, finito da poco, mi ha detto che probabilmente il recupero del REI non verrà fatto a cumulo, cioè prima recupereranno quello del 2018, poi recupereranno quello del 2019, quindi non ci sarà il rischio di un doppio prelievo in merito al REI. Però anche loro sono un po' nella nebbia. Perché purtroppo le informazioni latitano, però hanno detto al 90% non ci sarà una specie di recupero cumulativo dei 2 anni, ecco. Quindi diciamo che il prelievo da quel punto di vista rimane uguale, rimane comunque il fatto che faranno i prelievi recupereranno i soldi che vi sono stati erogati come contributi straordinari, quello sì. Anche questi spalmati nell'arco dei 12 mesi, no? Quindi un colpo secco, e che quel tipo di detrazione rimarrà permanente. Dico nell'arco dei 12 mesi per chi non l'ha preso in aprile, ovviamente, cioè quelli che l'hanno preso da giugno in avanti, gli scade a dicembre, ma chi l'ha preso in aprile gli scade in ottobre, e quindi ci metteranno 10 mesi, ecco. Diciamo che la cosa cambia poco. Dipende molto da quello che vi ha erogato il comune. Per quello che riguarda i bonus energia, come questo, quelli non sono, non vengono calcolati nel recupero. Tanto che chi ha compilato il documento ultimamente avrà notato che vi è inserita la dicitura percettore del reddito di cittadinanza, perché a tutti gli effetti quei bonus sono sì una decisione dello Stato, del governo, ma sono elargiti a livello locale. Cioè vengono elargite dai comuni, dalle regioni, quindi si fa testo a loro. È una cosa che esisteva già con i REI ed è stata semplicemente trasportata anche nel reddito. Ovvio che in alcuni casi, vabbè, la cosa, quando vi chiedono siete percettori del reddito, in alcuni casi il fatto di percepire il reddito potrebbe essere un blocco, se prendete molto, a ricevere il bonus energia, però quello che mi risulta praticamente non hanno detto no a nessuno, anche con i percettori del reddito al massimo, ma perché è ovvio che a prescindere da tutto non ci si sta dentro comunque con la cifra. Adesso non prendiamoci in giro, non è che con anche chi il singolo che prende 780 euro avendo l'affitto e tutto quanto, non è che ha già sta roba da scialare, ecco. Quindi non viene, questa cosa non viene toccata. Per quello che riguarda invece la questione reddito degli stranieri, lì mi ha detto che sono ancora un attimo in alto mare, perché aspettano appunto che arrivino quei documenti di cui vi hanno parlato, di cui vi ho specificato chiaramente cosa dovete fare. E solo dopo quelli si potranno sbloccare le varie pratiche, prima è impossibile. Finché non ci sono quei documenti, le pratiche non vengono sbloccate. È un dato di fatto, non ci si può fare nulla. Per cui procurateveli più in fretta possibile, altrimenti rimangono fermi lì. Non è che si scappa da questo. Altre cose che mi hanno detto, diciamo che i conti dello Stato non sono buoni, per cui anche un'opinione sua personale, però anche lei pensa che si cerchi di recuperare il più possibile da una cosa come reddito di cittadinanza che effettivamente ha un peso specifico rilevante come quota 100, solo che quota 100 è più a termine. Per quello che riguarda, vi ribadisco, invece l'ISE, mi raccomando, ai primi di dicembre andate a fare la prenotazione, perché diciamo che c'è una buona possibilità che ci siano circa 1 milione di domande su tutta Italia per l'effettuazione dell'ISE in merito alla reddito di cittadinanza. Quindi immaginatevi quante
gente andrà ai CAF, che casino ci sarà. E ho chiesto così a un amico della banca, detto che loro comunque fino all'inizio di gennaio non possono mandare fuori le licenze medie, ma chi non ha sto problema vada, se ne sbatta altamente delle scatole, vada subito a prenotare per il primo giorno di gennaio. Chi invece ha questo problema, magari quando va a fare la prenotazione dica: io sono disponibile da metà gennaio in avanti. Ve l'ho detto, non è un problema di tempistica, perché c'è comunque un margine temporale. E in merito alle sospensioni, mi ha detto la signora che dovrebbero procedere come con il REI. Ora, chi aveva il REI aveva una sospensione del REI a causa dell'ISE o di altre cose, sa che nel momento in cui la cosa veniva sistemata, l'INPS mandava la comunicazione a Poste Italiane, che ricaricava la carta nel giro di una settimana. Mi ha detto che dovrebbero procedere così per evitare appunto di fare una ricarica doppia sulla carta della fine del mese. Ma anche se fai una ricarica doppia, il prelievo, non essendo vincolato alla carta, ma essendo vincolato al mese, il prelievo rimarrebbe uno solo. Quindi vi faccio un esempio banale: vi hanno bloccato la carta, dovevate prendere 500 euro. Avete sistemato la cosa, la carta viene ricaricata, ma se viene ricaricata alla fine del mese, è vero, sulla carta invece di averne 500 ne avete 1000, ma invece di poter prelevare 200 ne potete prelevare sempre 100, perché il prelievo è legato alla mensilità, cioè al mese in corso, e non alle ricariche. Quindi si dovrebbe tendere a sistemare questa cosa nel più breve tempo possibile in caso di sospensione. Ovvio, lì è una questione anche di vostra tempistica, mentre invece non mi ha saputo dire nulla, ma perché anche lei deve chiedere, onestamente, per la possibilità di, mettendosi in proprio di una singola erogazione di un contributo che ti fa uscire dal reddito, sì, però non è che ti impedisce poi di chiederlo più avanti, ma ti fa uscire dal reddito per le mensilità che hai ancora. Però non mi ha saputo dire esattamente come funziona, perché anche loro mancano le carte. Mi ha dato mi ha detto a una persona a cui rivolgermi, la contatterò domani, però penso di poterla vedere la prossima settimana, anche perché ho degli impegni personali e quindi anche quelli pesano. Ora, scusatemi, questo lo faccio per una testa di cazzo. Come dire, una deficiente, perché non posso definire in altro modo, gli ha già risposto uno di voi, giustamente, ha detto che io faccio i soldi con questi video lunghi, e potrei anche smettere di dovrei posare il sigaro, perché serve per allungare il tempo. Ora, su un video di 14 minuti il sigaro, l'accensione del sigaro mi porta via 10 secondi, ma non è quello. Ora, io da YouTube finora, se i conti del Creator Studio sono corretti, ho preso più o meno quello che costa una scatola di Garibaldi. Ora, chi fuma i sigari sa quanto costa. Non me ne è mai fregato niente, io lavoro in perdita, perché bene o male, io lo faccio a zero, i volontari li paghiamo, cioè, se non avessi un finanziatore dietro è ovvio che certe cose non le potrei fare. Ma vorrei dire a questa povera cretina: vai a occuparti dei tuoi video sulle Quaresime, vai occupati sul tuo cavolo di brutto anatroco, non venire a rompere le balle parlando di big money o di grandi soldi. Se vuoi vedere come si fanno i grandi soldi, vai a rompere le balle a Ciccio Gamer, a FabiJ e compagnia danzante, non a chi si fa il mazzo per gli altri. Io non faccio 15 video di 10 minuti al giorno come fanno certi, e in metà di quei video ripeto le stesse cose, o faccio 400 sondaggi sulle intenzioni di voto del gatto, del cane, del pinguino, del coniglio domestico, che servono un cazzo. Non faccio come Fanpage, che fa l'elenco dei caduti e ci fa 8 video sopra al giorno. Io cerco di fare quello che posso. Se la cosa non ti sta bene, YouTube è grande, prendi, vai fuori dalle balle. Io tanto ti ho già bannato, quindi il problema non c'è. Vai fuori dalle balle e vai a scassare i coglioni a chi veramente queste cose le fa solo per soldi. E che non manca mai di rimarcare il fatto che ha tanti iscritti e fa tanti soldi, ed è una balla che non sta in cielo né in terra, perché dopo la puttanata che aveva fatto ai tempi Logan Paul e l'Apocalypse, YouTube ha stretto i cordoni della borsa in modo indecoroso. Quindi no, anche quelli che avevano tanti numeri in quel periodo guadagnavano poco o nulla, hanno recuperato, sì, ma si tratta comunque e sempre comunque
di una cosa che non, cioè non ci campi, ecco, non ci campa neanche Ciccio Gamer, ecco, per essere chiari. Tanto che da bravo imprenditore, la persona non mi è simpatica, è odiosa, ma da bravo imprenditore si è creato una seconda via d'uscita. Ora, chiudendo questo discorso, scusatemi, la ringrazio per questa, che la vedrete parecchio perché è un regalo di uno di voi. Mi ha chiesto l'indirizzo per spedirla, quindi non è che ha fatto una, chissà che. Purtroppo non posso, a differenza del sigaro, non si può accendere ogni 5 minuti quando si spegne il fornello, quindi comunque lo ringrazio moltissimo. Noi ci sentiamo penso venerdì pomeriggio, perché domani io ho sto cavolo di video di richiesta da caricare e non trovo mai il tempo per farlo. In ogni caso, se non lo carico oggi, lo carico domani. Comunque venerdì dovrei avere qualche informazione in più. Se non ce l'ho, ho una decina di richieste di video che riguardano film e storia, carico uno di quelli. Anche per alleggervi un po' lo stress, perché sembra una stupidaggine, ma siamo già a metà del mese, si comincia già a pensare alla ricarica. Io non penso tanto a quella di inizio di fine novembre, che avverrà fra il 27 e il 28 come al solito, ma a quella di dicembre, perché se l'INPS avesse un poco di coscienza la farebbe prima del 25, in modo che i percettori possano andare a fare un po' di spesa per Natale. Siccome la coscienza l'INPS ce l'ha in quel posto dove tutti quanti si siedono, probabilmente la farà dopo quei giorni, ma avendo due festività in mezzo alle scatole, tutto rispetto per il Natale, rischia di finire effettivamente il 30 al 31 del mese. Il 31 non è festa, ricordatevelo, è festa solo il festa il primo. Ora io vi saluto, ringrazio ancora il regalo qua, che adesso lo meno riaccendo, e vi auguro una buona giornata.